piena convincita, c'è da da nessuno. Ma poi non mi ricordo il 24 dopo Savona, c'è il 25 aprile di mandare uno dunque, qua via. Ma non la giunta nazifascista collaborare con le correnti conservatrici del cristianesimo. Non possiamo, scusa, Il regime si modificare questo esalta. regolamento, che non ho capito per quale ragione mai è stato fatto, che ci deve essere un amministratore quando mandiamo il confalone. Che se lo rubino. Insomma, anche perché adesso si modifica, la legge amministratori si sta diventando un lavoro. È ma... come dire che se il Presidente della Repubblica dall'alto patrocinio ci deve essere il Presidente della Repubblica o un membro del Consiglio Superiore Però è vero che di Difesa. diamo un confalone a troppe cose. Sì, ma ormai Ormai siccome abbiamo tutti l'andazzo è questi. questo, No, appena non capito. glielo dai, il No, comitato dei infatti, promotori di Santa Zita lunedì sta qua sotto no. No, che non so quale Santa cazzo lo Zita, chiede. tutto durante l'anno, Santa Zita no. Cioè, due Però, o facciamo una revisione restrittiva sul confalone, lo mandiamo come sarebbe opportuno solo alle cose solo, però allora bisogna fare una roba draconiana, cioè esce 12 volte l'anno, la liberazione, il 1º maggio, il patrono di Genova, ma l'abbiamo mandato alla Mobbi Prinza Livorno, all'Eccidio, c'è sempre andato all'Eccidio di Bornasco, in provincia di Pavia, che cosa sentiamo noi con la provincia di Pavia? Ormai lo diamo a tutti, confalone, c'è una verità. O togliamo l'amministratore, mettiamo che ci costa 30.000 euro l'anno di questo confalone che comunque dai il tour del devi mandare qualcuno che lo porti, che lo riporti indietro. Oppure drasticamente limitiamo l'uscita del confalone, ma ci facciamo un sacco di nemici, perché dopo che sono abituati da 10 anni che il confalone va da tutte le parti, se comincia a toglierlo anche. Le cose più assurde, l'inaugurazione della bocciofila, ma poi perché cominciamo proprio da lì? Ma no, ma qui ci sono amici. Però vorrei capire chi ha detto sadicamente che ci deve essere sempre un amministratore dietro, perché questo è un sadismo della precedente amministrazione. Ti dico anche da che razio nasce, secondo me, che l'ex presidente che avrà avuto 1.000 rotture di coglioni da tutta la sua amministrazione, però me lo devi mandare da San Lupo in cima, però me lo mandi qua, ho detto fermi, io l'avevo mando lo sto confalone, però ci andate anche voi, perché non è che ci mandate il confalone e voi ve ne andate al mare, per andarci c'era anche uno che lo accompagna, è stata una sorta di ritorsione nei confronti della sua maggioranza, non c'è altra razio che questa. Bene. Va bene, via con le cose. Eravamo già avviati. Allora, è una verità comunque storica. Tante che Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio ed un logo della Regione Liguria di iniziative varie. Poi, secondo il Presidente, numero due e tre, variazioni compensative, il macro aggregato al bilancio, salvo undicesimo provvedimento. Numero 4. Presidente, approvazione elenco dei servizi e delle forniture da acquisire mediante ricorso al coordinamento finanziario per l'anno 2016, articolo 6,3 del regolamento regionale 3 del 2012. Poi, del vicepresidente, un rilascio di accreditamento al numero 5, un rilascio di accreditamento al Casa di Riposo Cardinal Boecco di Genova. E poi la 6, la 7 e le 8 sono tre rinnovi di accreditamento, rispettivamente a New COP 2009 di Borghetto Vara, Spezia, a Liguria Radiologia di Varazze, Savona e a CRES, Onlus, l'Altalena Arcobaleno, Villa Perla, Casa dei Figli, Scuola. Poi numero 9 del vicepresidente, attuazione deliberazione 628 del 2015, avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione specifica in medicina generale. Numero 10, vicepresidente, finanziamento di attività urgenti previste da leggi, convenzioni o provvedimenti regionali necessari per il corretto funzionamento del sistema sanitario ligure, anno 2016.
Numero 11, vicepresidente e presidente, Paras SC 2007-2013, intervento ad oggetto ristrutturazione e ampliamento San Giuseppe Ospedale, San Giuseppe di Cairo Montenotte, opere di completamento, assegnazione e impegno all'ASL 2 Savonese di 27.504 euro. Del vicepresidente numero 12, rinnovo convenzione con l'Agenzia regionale per l'adozione internazionale della regione Piemonte, ARAI, per il supporto alle coppie ligure nel periodo adottivo, impegno di euro 20.000. Numero 13, del vicepresidente, registro regionale degli assistenti familiari. Abbiamo avuto il parere favorevole della commissione, quindi adottiamo definitivamente la delibera per l'istituzione del registro regionale degli assistenti familiari, norma che era contenuta nella legge di stabilità e per la quale adesso procediamo con l'attuazione. La notazione particolare era l'inserimento della sottoscrizione della carta dei valori, che chi si vuole iscrivere nell'albo degli assistenti familiari, e stiamo lavorando perché possa essere finanziato con il FSE, quindi stiamo lavorando con l'assessore Cavo per andare a recuperare risorse, e comunque ci sarà l'avvio di una fase sperimentale del registro. Quindi all'esito vedremo se proseguire, ma io immagino di sì, c'è grande attesa. Bene. Numero 14, vicepresidente assessore Cavo, accordo operativo tra Regione Liguria, provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Centro per la giustizia minorile del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Massa Carrara sull'inclusione sociale. Rinnoviamo un protocollo che c'è, il sistema di iniziative a favore delle carcerate. Numero 15, assessore Cavo, legge regionale 40 del 2009, articolo 30 bis, accordo di programma tra Regione Liguria, Comune di Chiavari, Bus Ponte Decimo Ciclismo, Commissione regionale Liguria Federazione Ciclistica, per l'organizzazione del Giro dell'Appennino, memoria Sandro Pertini, nel 70° anniversario della Repubblica, impegno di euro 20.000. Questa prima convenzione che abbiamo fatto per salvare il Giro dell'Appennino, che se non si sarebbe potuto tenere, visto che si è sfilato il Comune di Genova, d'accordo con Chiavari, abbiamo, si è tenuto domenica scorsa. Devo dire un grandissimo successo di pubblico, ha giustificato, più che giustificato, diciamo, la scelta di fare questa convenzione. Peraltro l'eccezionalità dell'evento, oltre che per il percorso, era data dal fatto che era dedicato per chi in linea con la nostra giornata perpignana. Giro della maratona, secondo me è piuttosto sport formale, però. Il numero 16, assessore Cavo, legge regionale 40 del 2009, articolo 30 bis, accordo di programma tra Regione Liguria, Comune di Spotorno, Comitato regionale Ligure Federazione Italiana Pallavolo, Associazione Sportiva Pala Beach Village, per l'organizzazione del campionato italiano di beach volley indoor ed esibizione internazionale, impegno di euro 5.000. Anche questa è una convenzione, stesso criterio, importo inferiore, si è tenuto il weekend scorso, anche questa è una manifestazione di successo. Vedete incontri a Spotorno, c'è un pala beach volley incredibile con la sabbia, l'unico che abbiamo avuto nella regione. Sono stati incontri internazionali e finale dei campionati italiani. Quindi era un evento eccezionale, visto che non è finale del campionato. Numero 17, assessore Gian Pedrone, approvazione ai sensi dell'articolo 26,5 della legge regionale 15 del 2015, della variante al piano di bacino dell'ambito 14, ad oggetto aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torrente Sturla, valle del ponte di apparizione in comune di Genova. È un aggiornamento tecnico del torrente Sturla come cartografie, come facciamo sempre rispetto alle fasce di inondabilità di questi tratti, a seconda ovviamente delle esigenze che registriamo su quelli che sono gli eventi che vengono in corso. Numero 18, assessore Mai, legge regionale 36 del 2000, articolo 1, concessione di contributi per l'attività di selezione del bestiame ed effettuazione di controlli funzionali, anno 2016, impegno di euro 180.000. Sì, qui qualche aiuto per la zootecnia, qui si parla di controlli funzionali e per la selezione del bestiame. Questi controlli servono per aiutare gli allevatori a individuare meglio
le razze da levare e verificando diversi dati raccolti. Viene anche verificata la facilità al parto, la genealogia, gli accrescimenti in base al tipo di mangime. E questo è un grande aiuto in un momento di estrema difficoltà, perché non serve sicuramente spiegarvi il motivo. Numero 19, Assessore Maie, Presidente. Approvazione nuovo schema, convenzione avvalimento del personale della Polizia Provinciale Metropolitana finalizzato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, esercizio caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 27 della legge generale 27 del 2015, euro 800.000. Abemus Polizia. Allora, finalmente siamo arrivati a questo atto dopo grande fatica. Come sapete, si sono seguite diverse riunioni, incontri alle quali ha partecipato anche il collega Berrino, con i sindacati, con le province. Siamo andati in giunta, ricorderete, alcune settimane fa, il 6, adesso non ricordo bene esattamente il giorno, con una bozza di delibera. Dopodiché ci sono stati ancora contatti con le amministrazioni provinciali e con la città metropolitana e siamo arrivati a quest'ultima stesura. Di fatto le ultime resistenze che faceva la città metropolitana non ci sono più, sono state superate e quindi partiamo con questa convenzione. Il periodo è fino al 31 di dicembre, però prorogabile fino al 28 febbraio 2017. Inizialmente c'è l'impegno di 800.000 euro, che è una sorta di acconto. I restanti 200.000 euro, perché ricordiamo che l'impegno è stato di 1 milione, i restanti 200.000 euro verranno dati a consuntivo in base all'attività svolta, in base anche a spese non previste. Ci siamo anche dati l'impegno, di vederci e confrontarci il 30 giugno per verificare la reale funzionalità di questo corpo in base alle necessità e alle esigenze del territorio. Numero 20, Assessore Rizzi, e legge regionale 8 del 2000, articolo 14, piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 2016, individuazione di iniziative da inserire nel piano 2016, impegno di spesa euro 60.000. Sì, si tratta sostanzialmente della individuazione di iniziative sul piano fieristico, modalità e criteri per l'approvazione del piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 2016 e individuazione di alcune nuove iniziative da inserire nel piano. La Giunta ha approvato il bando e la presentazione delle iniziative promozionali da inserire nel piano 2016 e ha individuato tre iniziative comportanti una spesa di 32.000 euro. Standard Regioni Liguria, 56esimo Salone Nautico, stampa del calendario eventi fieristici di Liguria 2017 con partecipazione alla spesa del calendario fieristico italiano 2017, da inserire nello stesso riservando per il finanziamento di queste spese ulteriori iniziative da individuare successivamente l'importo di 180.000 euro. Con il presente atto si individua da parte della Giunta due ulteriori iniziative particolarmente valide per promozione dei produzioni tradizionali liguri con una spesa di 60.000 euro, sostegno sia dell'iniziativa 3F in Liguria Flower Food Fashion, Genova 9 aprile, sia all'Expo dei Fiori di Ventimiglia 20-24 luglio. Si impegna la suddetta spesa a favore dei due soggetti organizzatori, si stabilisce che il restante importo pari a 38.000 euro venga destinato per il finanziamento di iniziative presentate ai sensi del bando succitato. La somma disponibile per il bando è pertanto pari a 665.000 euro, anche a seguito del complessivo trasferimento dei fondi. La somma complessiva per il finanziamento del piano 2016 è pertanto di 775.000 euro alla fine, quindi 665.000 euro più 92.000 euro per le 5 iniziative individuate dalla Giunta regionale. Con atto presentato nella seduta giunta, nel settore bilancio e ragioneria, vengono allocati gli importi necessari al finanziamento delle iniziative come disposto dalla DRG 1468 del 2015, sia dal presente schema per il finanziamento delle iniziative presentate da istruire ai sensi del citato bando. Con questo, sostanzialmente, si va a chiudere
tutto l'aspetto delle promozioni 2016 degli eventi fieristici. Di farli. Speriamo di farli. No, ma li facciamo sicuro. Oltretutto, chiaramente, noi abbiamo cercato di mettere tutto su quello che riguarda gli eventi fieristici, anche con la Sessione Mai, collegati alle professioni di carattere locale e quindi andando a togliere risorse a quelle che non c'entrano assolutamente nulla con le nostre previsioni. Le grandi iniziative, beh, Euroflora slitta, no? Sì. Tra l'altro poi lì bisognerebbe affrontare un po' il discorso, perché pare che Spin voglia vendere i capannoni e quindi... punto di domanda. No, vabbè, lo sono lì sul discorso di non lo affronterei tanto, nel senso che escludo che trovi un acquirente. Io comunque ho fatto un sopralluogo qualche settimana fa per capire. La decisione di rimandarla al 18 è dal comitato organizzatore del Parigi. Sì, diciamo che l'hanno concordata. Poi il Comune di Genova non voleva investirci, comunque credo che non volesse investire più di 100.000 euro. Poi c'è stata una diatriba sul farla in città piuttosto che farla tutta all'interno degli spazi di fiera. Fiera proponeva comunque il layout, vedeva l'allestimento di tutta la zona Foce dove ci sono peraltro adesso i lavori che chiuderebbero in teoria a marzo 2017. Però se ci fosse un problema di slittamento di termini, quindi salterebbe il progetto, perciò c'era tutto in forse, nulla di sicuro e di conseguenza si è deciso a non rischiare. Il Comune di Genova c'è sempre un grande incertezza. Numero 21, Assessore Rixi, Forfest Ligure 2014-2020, obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, chiusura, termini, presentazione, domanda, valere sulle modalità attuative per progetti strategici relativi alle azioni 1.1.3, 1.2.4. Il provvedimento riguarda la chiusura dei termini per presentare le domande a valere sulle modalità attuative per i progetti strategici relativi al Forfest 2014-2020 con deliberazione della Giunta regionale numero 538 nell'ambito dell'asse prioritario 1 ricerca e innovazione del Forfest 2014-2020 sono state approvate le modalità attuative per progetti strategici relativi a sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative dei processi nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca e supporto alla realizzazione di progetti complessi di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo, l'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie IS3. Alle modalità attuative è stata impegnata una dotazione di risorse pari a 20 milioni di euro. Le disposizioni attuative prevedono, per accedere alle agevolazioni, che i soggetti proponenti presenti nella Regione Liguria la proposta di progetto e le richieste di agevolazione compilando la scheda di presentazione del progetto e che la selezione degli interventi sia svolta mediante procedura negoziata. Il settore ricerca, innovazione e energia del Dipartimento di Sviluppo Economico, che gestisce la procedura istruttoria dei progetti presentati, ha comunicato che la situazione attuale delle istanze ad oggi pervenute, dalla quale emerge che l'importo di contributo complessivo richiesto è pari a 35.665.903 euro. Risulta ampiamente superiore alla dotazione finanziaria assegnata. Si ritiene quindi di procedere alla chiusura in data 26/4 dei termini per la presentazione alla Regione Liguria delle proposte di progetto e la relativa richiesta di agevolazione a valere sulle sopraindicate modalità attuative. Numero 22 del Vicepresidente, una deliberazione di approvazione di regolamento regionale, modifiche e integrazioni al regolamento regionale 26 agosto 1997, numero 4, regolamento per l'organizzazione della consulta regionale per i diritti della persona handicappata. Sì, l'integrazione della consulta regionale handicap con un'altra, un organismo provinciale della Federazione Italiana per il superamento dell'handicap Liguria, c'è già stato il parere della commissione e quindi diamo via libera definitivo all'integrazione.
dell'assessore Mai, la numero 23, una richiesta di parere al Consiglio su voto di liberazione, cioè una richiesta di parere alla Commissione consigliare competente, proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2016-2017, articolo 34,4, legge regionale 29 del 1994. Sì, contrariamente al passato, questo provvedimento andrà in, alla valutazione della, della commissione consigliare, dopodiché ritornerà in giunta per l'approvazione definitiva anziché passare per il consiglio come è sempre stato. Questo è un modo per semplificare un po' l'iter. Di fatto questo documento regolamenta tutta la caccia in regione, dalle specie cacciabili, i periodi, le giornate, il carniere, l'ora di inizio di termine, le modalità per l'addestramento di cani da caccia, la caccia di selezione, eccetera. Questo è, diciamo, il documento che utilizzeranno i cacciatori per poter per applicare, diciamo, questa disciplina. Poi abbiamo alcune pratiche fuori sacco. Allora, del Presidente, potenziamento e riorganizzazione dei rapporti con l'Unione Europea e dell'Ufficio di Bruxelles. Ah sì, questa qua è una roba mia di Edoardo. Abbiamo anche, diciamo, reciproca intesa, sciolto il contratto che legava la società di consulenza che operava nella sede di Bruxelles al porto di Regione Liguria. Quindi oggi ci troviamo per garantire l'apertura degli edifici di Bruxelles, che al momento sono presidiati, e quindi abbiamo con questo atto mandato a Filze di garantire copertura di segreteria all'ufficio di Bruxelles per tutto il 2015. Diamo via libera a un interpello per trovare un consulente giuridico tecnico che per lo stesso periodo possa predisporre l'attività della regione ove necessario, e diamo mandato pieno a Liguria International, che si porta nell'assessorato di Edoardo, di proporre un progetto più ampio nei prossimi mesi per ripartire con gli uffici di Bruxelles in un'ottica di incrementare il marketing istituzionale, l'acquisizione di finanziamenti europei, la tutela degli interessi del territorio, una politica di azione per l'attrazione di investimenti sul territorio ligure. Insomma, è parte di quel piano che più volte abbiamo annunciato anche alla stampa nei mesi passati, in cui abbiamo parlato con lui, che dovrebbe implementare gli uffici di Bruxelles sia dal punto di vista immobiliare, quindi trovare uno spazio più adeguato, sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista della loro efficacia ed efficienza. Quindi sarà Liguria International a presentare nei prossimi mesi un piano che, come l'abbiamo più o meno tratteggiato, dovrebbe dare a tutti una copertura di base per i propri assessorati e poi una collaborazione ampia con le Camere di Commercio, con le associazioni di categoria e quant'altro, e una base su cui gli assessorati che volessero poi aumentare ulteriormente la loro presenza a Bruxelles possono appoggiarsi per, se lo riterranno conveniente, i singoli assessorati. Un investimento tipico su questo. A me piacerebbe molto, come noto, tornare a una forma di Casa Liguria che avesse anche una compartecipazione dei consorsi, delle Camere di Commercio, uno spazio espositivo dove poter organizzare a cadenza fissa, almeno due volte al mese, degli eventi che coinvolgano gli europarlamentari, che coinvolgano le Camere di Commercio italo-belga, tutto quello che può essere dei grandi tour operator del territorio, piuttosto che i funzionari delle varie commissioni con cui bisogna intrattenere rapporti. È ovvio che serve un capo progetto, e l'abbiamo individuato in Liguria International, che tipicamente dovrebbe fare questo, visto che l'internazionalizzazione della Liguria è il suo mandato. E quindi al momento, comunque, nel breve tempo ci sarà un presidio della sede di Bruxelles aperto, quindi un ufficio di segreteria in grado di supportare i lavori degli assessorati o le trasferte degli assessorati, e spero più presto anche, diciamo, un consulente un poco più strutturato per tutto quello che dovrebbe essere i rapporti istituzionali con la Commissione e col Parlamento.
del Presidente Assessore Berrino, atto di indirizzo alle società partecipate sul reclutamento del personale per la ricollocazione dei dipendenti della Fiera di Genova S.P.A. tramite procedura di mobilità interaziendale. Sì, è una procedura lunga che è stata seguita in parte da Edoardo, in parte dal Presidente, in parte da me con l'ausilio di Filse. È stata una trattativa molto lunga, alla fine abbiamo fatto la ricognizione di come noi potevamo contribuire all'assunzione dei personaggi di fiera che a seguito della messa in liquidazione perdeva il posto, e ci siamo attestati su 5 unità, di cui una a Filse, una a Liguria Ricerche e 3 a Liguria Digitale, di cui una a tempo pieno e 2 a tempo parziale. E anche questa volta il nostro la capacità. E poi dell'assessore Scaiola un disegno di legge, modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009 numero 49, misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio. Ma questa è, diciamo, torna in giunta al piano casa, perché come sapete il governo ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale in merito ad alcune disposizioni che sono presenti nella legge. Noi abbiamo preso atto di queste contestazioni che sono state fatte dal governo e non sono assolutamente negative nei confronti della struttura di legge piano casa, e quindi abbiamo con gli uffici tout court preso e adottato all'interno recepito e adottato interamente quanto ci è stato segnalato, che tocca la variante ITN Park, la valutazione ambientale strategica e alcuni aspetti che riguardano le autorizzazioni paesaggistiche. Sono contestazioni che non entrano nel merito delle disposizioni di legge, ma sulla procedura. Quindi noi abbiamo recepito quello che ci è stato detto, adesso quindi comincia un iter che però tocca solo questi punti attraverso la commissione competente e il consiglio regionale, però non è che viene rivista l'intera legge, ma si interviene solo su questi punti che sono stati impugnati. Attraverso questo nostro gesto l'auspicio è che il governo capisca che ovviamente la nostra totale buona fede è quella di portare avanti un disegno di legge che sta già dando degli ottimi risultati per quanto riguarda l'applicazione sul territorio, e che attraverso appunto aver recepito quanto contestato dal governo, noi diamo la massima disponibilità e quindi partiamo con questo iter che speriamo, spieghiamo che abbia ovviamente l'esito positivo. Poi ci sono alcune comunicazioni del Presidente, richieste di Gonfalone. No, le altre non le abbiamo fatte, vabbè, comunque sono diverse cerimonie, alcune no, due o tre c'erano, ma sono tante, due o tre sono già fatte, altre no, vabbè, questo era posto per 22 aprile alle 8.30, Saldo Energia Genova Campi, e la 71esima anniversario della liberazione partecipano i consigli di Lunardon e Salvatore. Poi questa invece, vabbè, sempre 71esimo anniversario della liberazione, 22 aprile alle ore 11 presso Stella San Giovanni, vabbè, presidenti, due presidenti, noi. Firme. E poi processione in onore di Santa Zita, domenica 24 aprile. Poi sempre 71esimo anniversario della liberazione, cerimonia lunedì 25 aprile presso il cimitero monumentale di Staglieno, poi alle 8.30, 10.30 presso Piazza della Vittoria, 11.45 in Piazza Matteotti, anche qua partecipano il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta. Sono riparato. Giusto, veramente. Sì, cos'è, scusa? Indovina. 60 anniversario della liberazione, siamo sotto 10.30, poi ci sono 10.30 Piazza della Vittoria, e poi celebrazione più lunga dura quasi tanto diversa. Anniversario della liberazione alla Spezia, 25 aprile alle ore 8.45 presso il monumento ai caduti in Piazzale del Marinaio La Spezia. E qua si segnala la disponibilità del consigliere Paita.
Lunedì 25 aprile 2016 alle 8:45 la notte caduci del mare. Io vado a Meglio 25 aprile, Piazza della Libertà. Possiamo chiedergli se ci va De Paoli? Secondo me la marca uomo bene. E poi sembra una richiesta di Gonfalone. Per precetto pasquale 2016 per le forze armate, la cerimonia mercoledì 27 aprile 2016 dalle ore 11 presso la cattedrale di San Lorenzo, Genova, partecipa al presidente. Ma quanti ne abbiamo di confronto? Presidente non sa che deve partecipare. Il presidente sta è in tournée. Presidente, come fare? Sei un tutt'uno per Gonfalone. Faccio mercoledì 26. Lui sarebbe Mantello. Scusa, dovete aggiungere ragionare Claudio Burlando, però io non potrei firmare. Non è che l'ha una volta scorsa. No. Svegliate qualcuno. Anche nostalgico che sempre presidente. È scappato. Che lapsus sarebbe ancora burlato. Questo direi che mi esenta dall'andare alla messa alle 11 mattina, come minimo. E poi vabbè, Bornasco che non c'è. Bornasco non ci andiamo. Non ci ha detto niente. Ma di nuovo. Vabbè, però mi sei riuscito di. No. Quindi io non ho altro per l'aggiunta uguale. Sì, chiudiamo. Chiudiamo qualcosa di riservato. Va bene. Stacchiamo i cavetti. Fine della giunta. Avete conferenza?